A Gualdo Tadino il carnevale si tinge di tradizione grazie alla mostra Il teatro delle maschere della commedia dell'arte italiana. In scena alla Roccaflea fino al 26 marzo è promossa dalle edizioni Frate Indovino con la partecipazione dell'amministrazione comunale e del polo museale della città. Un carnevale diverso che unisce piccoli e grandi nel segno della tradizione sicuramente, quindi riscoprire le proprie radici con questi giganti colorati, arlecchino, colombina, pantalone, ancora balanzone e tanti altri che in realtà sono maschere della commedia che ci hanno fatto magari ridere anche da piccoli e che rappresentano sicuramente più vizi che virtù, però è proprio quello che faceva ridere la gente e soprattutto le maschere hanno dato voce al popolo quando magari il popolo non poteva avere voce e quindi sono sì un momento di commedia ma sono anche un momento di grande libertà. La tradizione delle maschere della commedia dell'arte ha avuto un successo straordinario per quasi due secoli, stiamo parlando tra il 500 e il 700, non solo in Italia ma per esempio a Parigi, che era sicuramente in quel momento dal punto di vista culturale e del potere, della messa in scena del potere, uno dei luoghi più straordinari. Quindi ritornare e ritrovare quelle maschere significa in qualche modo ritrovare anche dei pezzi che ci compongono, non perché siamo Arlecchino, siamo Balanzone o siamo Brighella, ma perché quella tradizione là ha interpretato dei comportamenti, delle esigenze, dei bisogni, delle contraddizioni che non sono di quell'epoca, stanno ancora con noi. Stiamo riproponendo vari aspetti della nostra cultura, vari segni che per noi sono belli, sono importanti, sono funzionali anche pedagogicamente, in modo che se ne possa, si possa ritornare un pochino a mettere a fianco ad altri segni che ci vengono da altre culture che forse non sono nostri, di riproporre, non avere paura di riproporre anche i nostri segni. L'invito è quello di riscoprire le maschere tradizionali, seppure l'appeal che hanno i moderni supereroi sui bambini non lo rende semplice. Anche per questo, le edizioni Frate Indovino hanno previsto un mini teatrino delle maschere in 3D che sarà regalato dalla redazione a chi ne farà direttamente richiesta contattandola e da portare e montare a casa insieme a tutta la famiglia. A me piace dire che sì, queste cose si fanno a Gualdo Tadino, ma non si fanno solo ed esclusivamente per Gualdo Tadino, si fanno per l'Umbria. Si fanno per dire che in Umbria si deve venire e si fanno soprattutto per dare un segnale che se si sta insieme si superano meglio i problemi piuttosto che si sta da soli.